Ciao bambini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo insieme ancora riviste da edicola e sono davvero bellissime quelle di questo video. In particolare apriremo il nuovo numero della rivista dei 44 gatti con una super sorpresa. La rivista di Miraculous, anche questa con sorpresa. Ed infine il gioca sticker di Bing. Che bello! Caspiterina ragazzi, avete visto quante belle riviste oggi? C'è anche la nostra, hai visto Lampo? Con una super sorpresa. Ho visto! Che bello, non vedo l'ora di aprirla. Caspiterina ragazzi, ci divertiremo un mondo in questo video. Su, forza, iniziamo. Allora, io direi di iniziare dal gioco sticker di Bing. Che ne dite? Su, forza. Benissimo Peppe, iniziamo proprio dal gioca sticker di Bing. Ed eccolo qui, il gioca sticker di Bing. Sulla copertina troviamo Bing e Sula che si stanno travestendo. Guardate che carini. Apriamolo. All'interno troviamo tante sezioni per imparare divertendoci. Qui troviamo la sezione per colorare Bing e Flop. Qui abbiamo un bellissimo gioco. Wow, possiamo attaccare gli sticker e completare l'immagine. Anche qui attacchiamo gli sticker e poi giochiamo insieme ad Oppity, Bing e Sula. Qui impariamo anche a contare, troppo divertente. E adesso ecco qui gli sticker. Troviamo tantissimi sticker dei nostri amici che possiamo incollare all'interno del quaderno, troppo divertente. Il gioca sticker continua con tante sezioni per colorare e imparare. Dobbiamo anche trovare gli oggetti nascosti. Qui dobbiamo trovare l'ombra che si adatta alla spada di Bing. E qui coloriamo e incolliamo gli sticker. È davvero divertente. Qui impariamo a colorare con i puntini. Troppo bello. Ma caspita, quanti belli sticker. Che ne dici di incollarne qualcuno? Troppo divertente. Per esempio, vorrei completare questa immagine. Qui dobbiamo cercare lo sticker di Bing con il cappello, l'occhio di Sula e la ruota della macchinina. Allora vediamo. Ecco qui, Bing con il cappello. Incolliamolo. Ecco fatto, anche se è un po' storto. E poi l'occhio di Sula. Eccolo qui. Vediamo se questa volta ce la faccio a metterlo dritto. Oh, ecco fatto, troppo bello. Ed infine la ruota della macchinina. È proprio qui. Attacchiamo anche questo sticker. Oh, caspiterina. Ecco fatto. Abbiamo completato l'immagine. Guarda che bella. Mi piace proprio tanto. E adesso troviamo la valigetta uguale a quella di Bing. Vediamo un po'. Questa al cerchio. Cerchio e cuore, potrebbe essere questa o no, alla maniglia azzurra. E quindi è questa, la C. Oh, sono troppo bravo. Ehi Polpetta, non giocare troppo, solo tu. Dobbiamo aprire ancora tantissime riviste. Su, forza, giocherai più tardi. Anzi, giocheremo più tardi. Mamma che bella questa rivista di Bing. Su, forza, andiamo avanti. E andiamo avanti ad aprire la rivista di Miraculous. Su, forza. Sono curiosa di scoprire la sorpresa a tema Natale. Ah, ho già sbirciato. No, Peppa non si sbircia, caspiterina. Se è una sorpresa, deve essere una sorpresa. Quindi mettiamo da parte la rivista di Bing e prendiamo subitissimo la rivista di Miraculous con una super sorpresa che mettiamo da parte e apriamo più tardi. Ed eccolo qui, il nuovo numero della rivista di Miraculous. Questo è il numero 26 e la trovate in edicola al costo di 7,90 €. All'interno troviamo anche due fumetti inediti. Quindi iniziamo a sfogliarla. Questa è la prima pagina della rivista di Miraculous e troviamo il sommario con l'elenco di tutte le attività all'interno. Poi iniziano subito i giochi. Oh, che bello! Dobbiamo completare il viso di Adrienne. Oh, caspiterina, che bello! E poi il primo fumetto inedito che si intitola Inverso. Chissà che cosa combinerà Marinette. Deve per forza trasformarsi. Chissà contro chi dovrà combattere Ladybug. E poi scopriamo un bellissimo poster che possiamo staccare ed attaccare nella nostra cameretta. Qui troviamo Ladybug e sul retro ovviamente Chat Noir.
Caspita, è bellissimo! Poi andiamo avanti con una buonissima ricetta, le brioche! Chissà che buone! E poi un altro fumetto inedito! Che bello! Chissà che cosa combineranno i nostri amici! Un super cattivo! Oh, caspita! E poi troviamo la posta di Miraculous. Possiamo infatti inviare i nostri disegni direttamente a Ladybug, che sceglierà i più belli e li pubblicherà nei prossimi numeri della rivista. Ed ecco qui, ed eccola qui la rivista. Devo dire che è davvero molto carina. Troviamo due fumetti tutti da leggere e tante attività per giocare, compresa una ricetta buonissima. Caspita, ma è bellissima la rivista delle Miraculous! Mamma mia, io non me ne perdo un numero! E adesso, su forza, vediamo la sorpresa, gli addobbi di Natale! Cioè, volevo dire, la sorpresa che io non conosco, non ho mai visto, chissà che sorpresa! Peppa, sta attenta perché ti cresce il naso se continui a dire bugie. Sai perfettamente qual è la sorpresa. E infatti sono proprio gli addobbi dell'albero di Natale di Miraculous. Oh, ma se mi cresce il naso è un disastro. Eccoli qui, gli addobbi natalizi di Miraculous. All'interno di questa scatola infatti troviamo due palline che adesso cercherò di tirare fuori. Ecco fatto, ci siamo! Eccole qui le palline natalizie di Miraculous! Qui troviamo una bellissima pallina con Marinette. Ovviamente la sfera è tutta rossa, in plastica e con il suo nastrino per appenderla all'albero. E guardate un po' questa! Questa è davvero bellissima! Devo dire che mi piace un mondo! Anche questa ovviamente è rossa ed è in plastica con il nastrino per appenderla all'albero. Quest'anno gli alberi di Natale saranno a tema Miraculous, che bello! Oh, caspiterina, che belli! Ma sono stupendi! Io l'attacco subito al mio albero! Guarda qua che bello! Oh, mamma mia! Adesso abbiamo anche l'albero con le palline di Miraculous! Non posso crederci! Queste me le rubo io! Ciao, ciao! Ma dove vai, Peppa? Oh no, Peppa ha rubato gli addobbi natalizi di Miraculous! E noi andiamo avanti con la rivista dei 44 gatti! Eccolo qui il nuovo numero della rivista dei 44 gatti, con una super sorpresa che vedremo più tardi. Apriamola! Ed eccolo qui il nuovo numero della rivista dei 44 gatti. Questo è il numero 9 e lo trovate in edicola al costo di 6,90 euro. All'interno troviamo tante attività per imparare divertendoci. Vediamo un po'. Qui troviamo il sommario. Caspiterina, che bello! Ce ne sono tante di attività! E poi iniziamo subito con un fumetto davvero troppo divertente. Si intitola Tutti al circo. Iniziamo subito con un gioco davvero divertente, si intitola Tutti al circo, giochiamo con i nostri amici! E poi abbiamo la gatta ballerina, ovviamente è Lola! E qui un bellissimo disegno da colorare! Poi andiamo avanti e troviamo la storia a fumetti, si intitola Coraggio Bongo! È davvero lunghissima, guardate! Caspiterina, chissà che cosa combineranno i nostri amici! E poi, se abbiamo letto la storia, dobbiamo rispondere ad alcune domande. Qui abbiamo ancora tanti quiz sulla storia. E poi, un poster davvero enorme da staccare ad attaccare nella nostra cameretta dopo averlo colorato. Wow! E poi abbiamo l'orango che balla il tango. Caspiterina, quanti giochi! Ancora giochi per imparare a leggere, a scrivere e a contare. Guardate, qui impariamo a scrivere i nomi dei nostri personaggi preferiti. E poi abbiamo la posta dei 44 gatti. Anche con questa rivista possiamo inviare i nostri disegni direttamente ai 44 gatti, che sceglieranno i più belli e li pubblicheranno nei prossimi numeri della rivista. E poi andiamo avanti, troviamo il circo dei Buffy Cats. Possiamo infatti ritagliare le marionette e giocare divertendoci con il circo. E poi tutti a teatro, il tour dei 44 gatti, tante news per seguire i nostri amici in giro per l'Italia. Ed eccola qui la rivista, sempre utile, divertente e molto interessante.
E puoi dirlo forte. È super la nostra rivista. Guarda come sono venuto bene sulla copertina. Oh, e adesso che ne dici, apriamo la sorpresa? Ma certo Lampo, apriamo proprio la sorpresa. Con questo numero della rivista dei 44 gatti, infatti, riceviamo il regalo, il Memory, dei nostri amici. Cospita, che bello! Ed eccolo qui, il Memory dei 44 gatti, apriamolo. Caspiterina, ma è bellissimo! All'interno troviamo le tessere dei nostri personaggi preferiti che dobbiamo utilizzare per giocare al Memory. E guardate un po'! Ogni tessera è a forma di gattino con il logo dei nostri amici. E ci sono davvero tutti, guardate! Le tessere sono davvero tantissime. Abbiamo Pilù con Polpetta, Lampo e Milady, qui c'è Pilù e qui ci sono proprio tutti i 44 gatti, guardate! C'è Cosmo e addirittura Nonna Pina. Ci sono proprio tutti e voi li riconoscete proprio tutti? Wow, guardate, sono bellissimi! E ogni tessera ha un colore diverso, un'immagine diversa, guardate i baffi, cats! E sul retro sono tutti uguali, ovviamente, per poter giocare al Memory! È troppo bello questo gioco! Le tessere mi piacciono davvero tanto! Tempo fa abbiamo aperto un altro gioco del Memory dei 44 gatti, ma devo dire che queste tessere sono molto più belle, perché hanno appunto questa forma! Troppo divertente! No, hai visto? I 44 gatti sono davvero troppo belli, soprattutto io. Oh, Lampo, sei davvero buffo. Oh, grazie. Ed ecco qui, bambini, queste sono le riviste che abbiamo aperto oggi. La rivista di Miraculous con le palline natalizie in regalo. La rivista dei 44 gatti con il Memory in regalo, guardate che belle che sono queste tesserine, io non vedo l'ora di giocarci. E poi il gioca sticker di Bing con tantissimi sticker. E a voi bambini, quale di queste riviste vi è piaciuta di più? Fatecelo sapere lasciando un commento sotto al video. E se poi questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi cliccando qui. E per vedere altri video dei vostri personaggi preferiti, cliccate qui. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao bambini!